Abbiamo da affrontare, diciamo, sfide di breve periodo e di più lungo periodo. Nel breve periodo il principale sforzo diplomatico è consolidare la tregua che in questo momento da più di una settimana regge, quella iniziata il 9 di dicembre, a differenza di quella che doveva iniziare a settembre, che poi ha prodotto, ahimè, ulteriori 1.350 vittime del conflitto. Aiutare l'Ucraina a fare un bel numero di riforme, a essere inclusivi, a rilanciare l'economia col sostegno dell'Europa e, per quanto mi riguarda, a deradicalizzare il dibattito interno che è già sufficientemente acceso. Sull'altro fronte l'Unione Europea sta lavorando in modo intenso, anche attraverso le sanzioni con Mosca, per cercare di avere comportamenti più responsabili, perché chiaramente nessuno di noi vuole un altro frozen conflict sul confine orientale. Su tutto questo pende una domanda di carattere strategico che nessun convegno e nessuna intervista può risolvere nel breve periodo, e cioè qual è la strategia complessiva che l'Unione Europea ha nei confronti del suo partenariato orientale, nei confronti di Mosca. Su questo chiaramente il dibattito va per certi aspetti riazzerato e fatto ripartire, perché il bilancio degli strumenti che abbiamo messo in campo in questi anni, sia nel rapporto con Mosca che nel rapporto con i partner orientali, ha mostrato evidenti limiti.